Ispirare le persone, proprio fargli venire qualcosa nel cuore che gli dice: ecco, questo mi piace, questa azienda mi piace, la voglio seguire, proprio non perché fa un bel prodotto, un bel servizio, un bel corso, un bel evento, ma proprio mi ispira, Robby, come posso fare per ispirare gli altri, quelli che mi seguono, quelli che sono interessati, i miei clienti, poterli ispirare. Come si fa? Per ispirare, la cosa migliore che uno può fare è di... Prendi quello che fanno tutti quanti adesso, no? Se ti vogliono ispirare sui social, su Facebook, Instagram, che fanno? Prendono una bella immagine, ci mettono una citazione, una frase, una scritta famosa di qualcuno, ci mettono la firma e ti ispirano. Ma noi vogliamo andare più in là, vogliamo fare qualcosa che non fanno tutti quanti, qualcosa veramente che ti ispira tanto e che magari ci vuoi tornare pure sopra più volte. Allora, se io raccolgo e colleziono esempi di come altri hanno fatto questa cosa fatta bene, di come altri già ci sono riusciti a farla, di opere già finite, di gente che già se l'è tagliata i capelli e varie soluzioni, per quanto ti sembrano scontate, per quanto ti sembra ma questa che sta inventando di Robby non è niente, tu vammeli a trovare. Fammi vedere qualcuno che fa queste cose qua, che mi raccoglie i migliori esempi di come si può promuovere bene un albergo su internet. Fammelo vedere. Non ci stanno, non ci sono questi esempi. Fammi vedere esempi da 30, 50 secondi, un minuto di grandi frasi fatte da speaker ad eventi, di grandi introduzioni o di battute che la gente è proprio andata in delirio. Dove stanno? Non ci sono. Ma tu puoi andare in qualsiasi settore, da quelli che vendono le scarpe a quelli che si occupano della caduta dei capelli, e stanno tutti lì preoccupati sulle piccole cose, ma la gente è ispirata dal vedere come altri hanno fatto, chi c'è già riuscito. Ti faccio degli esempi concreti. Business Model Gallery, fantastico, una collezione di modelli di monetizzazione business che decine e decine di aziende hanno adottato online, cioè attraverso questi esempi mi possono venire mille idee, li posso rimescolare, mi posso realmente ispirare guardando a come altri prima di me, se sono una startup, hanno affrontato il problema di come creare un modello di business adatto al loro mercato e al loro pubblico. Prendiamo un altro esempio. Useronboard.com è una collezione, e questi sono tutti servizi che non sono lì e fanno i missionari, sono servizi che ti danno sia una parte gratuita, sia tutta una serie di canali di monetizzazione efficaci, training, mentoring, ebook, libri, accesso pagato a dati più approfonditi. L'altro, useronboard.com, va ad analizzare, raccogliendo di nuovo esempi di come le varie grandi startup che sono online, grandi aziende di successo, fanno registrare i loro utenti. Come fanno per convincerli a registrarli e poi per rendere questo percorso scorrevole, semplice, efficace? C'è questo signore che c'è dietro User on Board che si spizza manualmente ognuno dei processi di registrazione e ti analizza, ti commenta in maniera carina, informale, simpatica, passo dopo passo, dove Twitter piuttosto che eBay o Skype toppano, fanno benissimo
nel loro processo di registrazione. E quindi questa è ispirazione, questa è fonte di innovazione, perché poi dove nascono le idee? Rimescolando questi concetti, questi approcci che altri hanno già preso e spingendoli un passettino più in là. Ma ci sono anche in Italia gli esempi, le storie di successo dei nomadi digitali è un esempio concreto di questa cosa ed è di assoluta ispirazione, piuttosto che i 10 più grandi batteristi del mondo di suonarelabatteria.it o anche craniate sonore, errori clamorosi dove hanno toppato gli altri, sono utilissimi per apprendere e per ispirare chi è interessato a ciò che tu hai da offrire.